Siamo qui alle collezioni comunali d'arte per parlare di una mostra che verrà organizzata in questa sede e nella sede di Piazza Carducci del Museo Civico del Risorgimento di Bologna, dedicata alla pittura durante il XIX secolo qui a Bologna. Quindi la pittura a Bologna durante il lungo Ottocento. È una mostra che avrà luogo la primavera prossima e che è basata su una pubblicazione del Museo Civico del Risorgimento di Bologna. Si tratta di un numero del bollettino del museo, completamente dedicato a un album di fotografie raccolte da Raffaele Belluzzi, primo direttore del Museo Civico del Risorgimento. Sono tutte foto di opere di pittura bolognese, appunto, realizzate dagli anni 30 dell'Ottocento fino al primissimo Novecento. Alcune opere noi le conosciamo perché sono conservate nei musei bolognesi, purtroppo non sempre sono opere esposte, perché molte di queste opere si trovano nei depositi del Mambo o sono in alcuni casi tuttora di proprietà privata e quindi nelle sale, appunto. Una qui in Palazzo Comunale e un'altra a Piazza Carducci, saranno esposte alcune di queste opere per dare un quadro di che cosa poteva essere la produzione artistica pittorica a Bologna in questo periodo storico. Ma non basta, perché ci saranno altre realtà coinvolte nella mostra, altre istituzioni cittadine e gallerie d'arte che renderanno questa una mostra diffusa, quindi con opere esposte un po' in tutta la città, che daranno la possibilità ai cittadini di muoversi, di girare per la città e di scoprire l'arte pittorica bolognese durante l'Ottocento, durante il pieno Ottocento. Quindi non solo primo Ottocento o fine Ottocento, ma proprio a metà del secolo, nel pieno secolo, che cosa accadeva a Bologna.